Salve a tutti, benvenuti nella mia prima recensione di un gioco horror. Anche se questo gioco ha ben poco di horror, adesso scoprirete perché. Finger Bones è un gioco che si trova gratuitamente su Steam. È un esperimento di horror basato sulla narrazione, dice lo sviluppatore. Io l'ho provato per la prima volta in live streaming su Twitch, probabilmente qualcuno di voi se lo ricorderà. Difficile dimenticare un simile abominevole capolavoro. Fatto in Unity Engine, ci si presenta come un normalissimo FPS. Ci si muove tramite i normalissimi controlli di un FPS, W, A, S, D e il mouse per guardarci intorno. La prima cosa che ci viene subito all'occhio è la completa assenza di barre della vita, munizioni, arma. Infatti, come qualunque horror FPS che si rispetti, vedete ad esempio Outlast, non abbiamo una vera e propria arma. All'inizio del gioco dovremmo raccogliere subito una torcia, che si trova su un tavolo in fondo alla stanza. Lo scopo di questo gioco è di leggere tutte le note che sono sparpagliate in giro per la mappa e quindi ricavarne le password per andare ad aprire le diverse porte. Queste password vanno inserite su una tastiera che si trova su una scrivania nel primo piano e aprono appunto le diverse porte per proseguire nel gioco. È un gioco molto breve che si finisce in una decina di minuti, se tutto va bene. Questo gioco, come horror psicologico, non contiene nessuno jumpscare, quindi non fa veramente paura visibilmente, come ad esempio potrebbe essere, che so, un Five Nights at Freddy's, anche se a me sinceramente non ha mai fatto paura neanche quello, oppure che so, Outlast, con gli omini inquietanti che si muovono per questo manicomio e se ti vedono ti menano. No, non è affatto così, è un gioco molto tranquillo invece, nonostante sia un FPS horror, e devo dire che mi ha sorpreso veramente questa cosa. Infatti io quando l'ho streamato pensavo di dovermi beccare un jumpscare verso la fine del gioco, invece no, alla fine non mi sono beccato niente di niente. Ciò che lo rende inquietante, tra virgolette, dovrebbe essere la storia. La storia che appunto narra di questo psicopatico signore che ha perso sua moglie e si rifugia con sua figlia in questo bunker sotterraneo e fa delle cose un pochino particolari. Comunque non voglio spoilerare nulla della storia effettiva in quanto quello è il gioco in sé. Quindi se vado a raccontarvi tutta la storia e tutti i dettagli della storia, vi spoilerò praticamente il gioco. E non posso neanche dirvi i nomi dei personaggi perché queste saranno le password per aprire le porte. Questo è un indizio che vi do nel caso volete giocarlo, tanto è gratuito su Steam, lo scaricate in una decina di minuti perché non pesa niente. È un gioco che potrebbe essere interpretato in maniera diversa a seconda del giocatore. A me ad esempio, così a prima vista, a primo impatto in live streaming, non è piaciuto più di tanto, poi magari rigiocandolo, capendo un pochino meglio la storia, diciamo che mi sono un pochino ricreduto. Ovviamente un hardcore gamer di quelli che vuole azione e vero horror non potrebbe mai e poi mai gradire Finger Bones. Detto questo ragazzi, è stata una mini recensione molto 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 veloce, molto breve, perché non c'è veramente molto da dire su questo giochino. È un giochino veramente piccolo che si finisce in una decina di minuti ed è molto ma molto immersivo per quanto riguarda la storia. Se volete potete provarlo, vi lascio il link nella descrizione del video qua sotto in basso e buon divertimento con Finger Bones, oppure odiatelo a morte, come preferite. E noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.